Gentili telespettatori, ben ritrovati con l'informazione del TG News 24 di Tele Salerno 24, edizione integrale, con servizi esterni. Per visualizzarci potete farlo collegandovi al nostro sito ufficiale www.telesalerno24.com. Vi ricordiamo i nostri appuntamenti: ogni lunedì TG News 24 edizione integrale con servizi esterni ed ogni mercoledì e sabato col TG News Flash. Iniziamo subito con le notizie di oggi. Salerno. Tsunami su Salerno, foto su pagina Facebook di Napoli scatena reazione dei salernitani. Un post pubblicato sulla pagina Facebook chiamata Brividi Azzurri è dedicato al Napoli Calcio e alle bellezze della città. Ha scatenato la reazione dei salernitani per via di una foto inopportuna. Si tratta in effetti di un fotomontaggio di una grande città colpita da uno tsunami. Si vede l'onda anomala travolgere palazzi con la scritta Salerno. Datata 13 dicembre, il post si accompagna ad una didascalia. Ti sforzi di parlare napoletano, ma non è cosa tua. Ti spacci per napoletano, ma sei solo uno sporco salernitano. Il post ha scatenato la reazione di molti salernitani. Al di là della rivalità calcistica, appare di dubbio gusto postare una foto che preannuncia sventure e a quel punto non si limiterebbe a fare danni solo su Salerno. Salerno. Capodanno a Salerno, ad Inolfi. Spostiamo il concerto in Piazza della Concordia. Il concerto di Rocco Anta ed Emma Marone costituirà un evento di grande attrazione per i giovani salernitani e non solo. Non entro nelle polemiche sull'opportunità o meno di spendere grosse somme e sulla compatibilità tra queste somme e la situazione del deficit strutturale in cui versa il Comune. Mi limito a chiedere però, almeno in questa occasione, non prevalgono le esigenze sceniche e fotografiche. Salerno. Il 32enne di Coperchia, trovato senza vita nel suo appartamento a Praga, Federico Arcamone, 32 anni, salernitano di origine di Coperchia, frazione di Pellezzano, ha perso la vita a Praga, dove si era trasferito in cerca di lavoro. Non si conoscono ancora i particolari della tragedia che si è consumata nella capitale cieca, ma pare che Federico sia stato trovato senza vita nel suo appartamento da alcuni amici, insospettiti della sua assenza al lavoro. Da tempo si era trasferito a Praga, dove aveva trovato il posto di addetto in un hotel. Cinema. È morta Virnalisi, lutto nel mondo del cinema. L'attrice 78enne si è spenta a Roma a causa di un tumore. Premiata a Cannes, Due Davide di Donatello alla carriera, è stata interprete intensa al cinema e in TV nazionali ed internazionale. Il pelo sul cuore. È partita la nuova rubrica il 15 dicembre 2014 che si occupa del mondo animale. Nuovo programma televisivo di Tele Salerno 24. Diamo la parola a chi parola non ne ha. Una nuova rubrica che si occupa del mondo animale e di coloro ai quali per lo stesso hanno la passione e amore. Si tratta del programma Il pelo sul cuore, ideato dai volontari Claudio De Nigris e Maria Rosaria Borriello, con la regia di Angelo Chiuccarelli, direttore di Tele Salerno 24. E quest'ultima novità di Tele Salerno 24, la rete che si occupa di trasmettere questo programma. Scopo del progetto è quello di diffondere su più ampia scala e quindi di un pubblico più vasto i problemi e i traumi che subiscono gli animali e dare loro aiuto attraverso la voce di varie figure che parteciperanno nel corso della puntata a partire dal 12 gennaio 2015, ogni lunedì. Che sono vicini al mondo animale, nei fatti specie volontari, quali sempre incondizionalmente si fanno portavoce di questi esseri umani. San Mango Piemonte. TIR perde rimorchio sulla A3, caos e disagio alla circolazione. L'incidente intorno alle ore 8 della mattina di giovedì 18 dicembre. Caos e traffico il tratto nord A3 della Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra San Mango Piemonte e Ponte Gagnano. Sul posto personale dell'ANAS e la polstrada di Eboli. Eboli. Bambino sballottato da due ospedali per una diagnosi, da pediatria ad oculisti, con odissea tra battipaglia e deboli, spostamenti in auto con la febbre alta e forti dolori al torace. E quanto accaduto mercoledì 17 dicembre a un bambino ebolitano di 4 anni, costretto con i genitori a fare la spola tra l'ospedale di Battipaglia e quello di Eboli, avanti e indietro per sottoporsi alle visite del caso fra reparti di pediatria e oculistica, il primo nosocomio di Santa Maria della Speranza di Battipaglia e il secondo alla Maria Santissima Addolorata di Eboli.
Battipaglia. Minaccia di lanciarsi dalla statua salvato dai vigili del fuoco. Attimi di panico nella tarda serata di lunedì 15 dicembre, quando un giovane residente a Battipaglia si è arrampicato sulla statua del monumento ai caduti in piazza della Repubblica, minacciando di lasciarsi cadere. Solo l'intervento dei vigili del fuoco di Eboli ha evitato guai peggiori. Eboli. Stage di danza col noto ballerino campano Stefano De Martino al centro commerciale Le Bolle. Lo stage organizzato da Centro Danza 1 con la maestra Antonella Ferrante. Vediamo il servizio. Eboli, domenica 14 dicembre 2014 si è tenuto presso il centro commerciale Le Bolle il primo stage di danza con il noto ballerino campano Stefano De Martino, che ha saputo sostenere con grande attenzione e professionalità gli allievi della scuola del Centro Danza 1 ad Eboli. Sentiamo. Buonasera e benvenuti a questo incontro eccezionale, possiamo dire, con Stefano De Martino, uno dei più grandi coreografi e ballerini che si trova qui ad Eboli, e con grande nostro piacere che ci parliamo. Come mai qui a Le Bolle? Ma siamo stati qui oggi alle Bolle proprio grazie all'invito del Centro Danza, ed è stata un'occasione in più, insomma, per ritornare nella mia, appunto, zona, quindi adorata Campania, e un'occasione per incontrare tanti ragazzi. Noi siamo contentissimi anche perché abbiamo uno scoop eccezionale, che tu sei stato il nostro, diciamo, con il nostro direttore Angelo, sei stato un suo, diciamo, collega di prove ad Amici. Esatto. Assolutamente sì. Assolutamente, c'è un bellissimo ricordo di quell'esperienza, soprattutto di Angelo, e ricordo sempre con grande piacere e divertimento quel periodo. Fa molto piacere. Inoltre ti volevamo presentare due nostre, diciamo, amiche e due grandissime fans che ci tenevano tantissimo a conoscerti e a salutarti. Abbiamo qui Simona e Rosa, che volevano fare veramente, diciamo, questo è il loro sogno, perché tu finalmente le hai incontrate, è vero Rosa? Ah sì, sì. Cosa volevi dire al grande ballerino Stefano? È che è un ottimo ballerino, e come vedo anche un buon maestro. Ed è un bell'uomo. Maestro di ballo. Ed è un bell'uomo. Beh, questo qua non lo posso dire. E tu Simone? Io volevo dire, oltre ad essere un grande ballerino, un bravo ballerino, è anche un ottimo padre. Ah, sì, grazie. Sì, ragazzi, un brodo di Giulio, mi state riempendo di complimenti. Del piccolo Santiago. Qui mandiamo noi tutti quanti di Reality Genius 24 un saluto. Oltre ad essere un grandissimo ballerino, sei anche un grandissimo uomo con un grande cuore d'oro. E questo ce l'hai dimostrato sia durante le prove, durante lo stage, perché abbiamo visto come parlavi con i ragazzi e col tuo pubblico. Ma non soltanto, ma anche per questa esperienza che ci stai dando. Ti ringraziamo veramente e speriamo sempre che tu continui così. Salutiamo tutti gli spettatori di TG News 24, un grande bacio da me. Un saluto per Tele Salerno 24. Già ideatore amatoriale di soggetti per la TV e autore di eventi per la musica e il cinema, Stefano De Martino ha scritto il libro Gaudenti d'Italia, edito da Luna Editore, che raccoglie vari giochi di società da lui ideati. Antonella Ferrante, maestra di ballo, che ha voluto fortemente questo personaggio, hanno partecipato sia la scuola del Centro Danza 1 che quella della figlia Serena Santucci dal Centro Danza 2 del Quadrivio di Campagna. Sentiamo. Io ho voluto tantissimo questo personaggio qui, anche il direttore del centro Le Bolle, e fortunatamente grazie alla danza che noi portiamo dovunque, quindi organizziamo stage, manifestazioni e concorsi, abbiamo avuto questa opportunità, insomma abbiamo dato questa opportunità anche al centro Le Bolle.